grandioso. Innanzitutto la sensibilità dei ragazzi è straordinaria, noi non pensavamo di avere una rispondenza tale. Dicevo prima, sono tutti giovani con un tasso culturale molto, molto elevato. L'esperienza è quella di mandare 15 persone a confrontarsi con i problemi delle terre conquistate alla, del lavoro nelle terre confiscate alla mafia e soprattutto, trattandosi di un luogo come Riace, un progetto di assistere, di partecipare a un progetto di integrazione per gli immigrati che ne hanno diritto. Quindi loro avranno una fase di studio con le istituzioni e con i problemi legati alla mafia e avranno una fase di lavoro come mediazione culturale con i rifugiati immigrati che si sono stabiliti nel comune di Riace e in altri comuni della Calabria, grazie all'lungimiranza di taluni sindaci che hanno inteso aprire i comuni che praticamente hanno diventato vuoti, come taluni comuni dell'Irpinia nostra, per dare la possibilità a questi immigrati di lavorare e ai propri borghi, ai propri cittadini, di avere un'altra struttura sociale. Quindi non è solamente un campo di lavoro, è anche un campo di lavoro, ma è un campo di studio. Questa esperienza. Anzitutto capire come funziona l'integrazione all'interno del nostro paese, generalmente l'Italia appunto. E poi nel mio piccolo, nel centro di Ariano, sono stati ospitati dei ragazzi circa un anno e mezzo all'interno di alberghi presenti sul territorio e ho visto una sorta di abbandono di questi ragazzi, cioè venivano ospitati, venivano però isolati appunto sia dalla popolazione che dagli stessi che li ospitavano e quindi cercheremo appunto di imparare a comportarci con i migranti per poter poi in futuro anche nelle nostre piccole realtà riuscire ad integrare bene all'interno delle nostre collettività sia lavorativamente che socialmente questi ragazzi appunto che arriveranno sicuramente anche in seguito. Quindi un'esperienza diciamo, di accoglienza ma anche tu intravedi anche una possibilità di lavoro magari anche in prospettiva? Volendo sì, io nello specifico probabilmente sì, però è più un qualcosa di accoglienza, appunto iniziare con un'accoglienza, anche perché sono ragazzi di poco più grandi magari di me, io ho 20 anni, magari loro ne hanno 25-26, quindi è proprio un'integrazione a livello della società. Io faccio parte di vari gruppi sia sul territorio e cerchiamo appunto di salvaguardare sia l'ambiente irpino che appunto la nostra società e ho visto che solo questi piccoli gruppi cercano di tutelare i ragazzi che arrivano e che hanno bisogno di un aiuto e di una mano. Se già partendo da determinate istituzioni non c'è l'aiuto per loro, quindi sì, sia un'esperienza formativa del momento ma magari anche in futuro riuscire a aiutare loro e a creare anche noi qualcosa.